Un sacco di gente non pagherà più il biglietto perché tanto vede su YouTube il mio si filmato. Si chiama Esperto perché? Cosa vuol dire? È un nome Esperto. C'è tuttora, ho conosciuto un imprenditore che si chiama Esperto. Ah, è un cognome? Allora, c'è una differenza fondamentale tra nome e cognome. Il nome è il nome di battesimo. Sì. Esperto è un nome di battesimo. Ah, nome di battesimo. Il cognome deriva dalla famiglia. Dalla famiglia, sì. Questa viene chiamata Torre di Esperto, ma in realtà è stata costruita. Esperto è un vescovo dell'VIII secolo. Quindi non l'ha fatta lui, perché questa è stata fatta nel terzo. Probabilmente l'ha rimessa a posto. Magari l'ha fatta rimettere a posto. Comunque la cosa importante è qui vedete uno dei pochissimi pezzi rimasti della. Questo dovrebbero essere le mura di Massenza, di Massimiane, le mura massimiane. E qui dentro, anche qui c'è un giardino, dentro c'è la parte nuova. Ah, però non è male, eh? Quello cosa vuol dire? E questo è un visitatore che è rimasto chiuso dentro. È un dormiente, donato dall'artista Mimmo Paladino al comune di Milano. Paladino non era uno dei cavalli nel sale? Dormiente? Avete sentito l'ultima di Cattelan? No. Hanno rubato qualche anno fa delle targhe, 10-20 anni fa. Casualmente lui abitava in zona, adesso sono ricomparsi in una sua opera. Dai! Sì. Cattelan. Sì. Le tappe delle auto. Beh, ha fatto bene. E altri. Allora come la. Non è male, però gli altri piani. Esagonale. Effettivamente è poligonale. Questa parte non. Scusa. Sì, ma non penso, preoccupo che la ciabatta rubata, che è un problema se ci rubano la tacca. Ma sai, per un notaio non è che costa tanto rifarla, è che vedertela su un'opera che tra l'altro è un po' brutta, lancia un messaggio brutto. Buonasera. Distributore bevande. Ma noi abbiamo il cioccolato da prendere alla Norcoffee. Andiamo a prenderlo. No, andiamo alla Norcoffee. Questa parte. Vediamo un po'. Va bene.